Buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, come state? State tutti bene? Spero di sì, siamo nel mese di ottobre, non mi ricordo se nell'ultimo video eravamo già ad ottobre o forse no, quindi niente, l'autunno ormai è arrivato, io ho anche addobbato casa con l'autunno, con le zucchette e tutto, quindi non so se riesco a farvelo vedere oggi. Perché ho i bambini di là e quindi non vi dico, le zucche sono in altri posti al momento. Però ho già addobbato, anche se oggi è una bella giornata primaverile. Infatti, sono, vabbè, sono sempre con le maniche corte, maglietta a tema, tra l'altro. Ecco qua. Oggi ci sta. Niente, sono qui per farmi due chiacchiere con voi. Per deviarmi un po' da questo pomeriggio di solitudine e ho detto vabbè, siccome ho un pochino di cose, di acquisti fatti negli ultimi periodi, ho detto così quasi mi faccio una bella chiacchierata così magari mi rilasso. Ma è così. Quindi io ci provo, ma è difficile, non lo so. Tra l'altro, oggi mi potete chiamare rancore. Oggi sono rancore. Lo dite perché sei rancore? Perché mio marito si è preso la giornata libera, nel senso non da lavoro, perché oggi è festa, oggi è domenica. E niente, se n'è andato all'Oktoberfest da solo. Senza di me, è andato con un nostro amico, mi sta mandando i video di lui che è lì, che canta e balla, e io sono qui in questa valle di lacrime. Quindi adesso non lo so se decido di mettere il blocco alla porta, così stasera dorme giù in cantina, o se accoglierlo a casa. Vediamo. Ovviamente sto scherzando, non che lui sia all'Oktoberfest perché è davvero all'Oktoberfest, però sono contenta. Noi ci siamo già stati, eh? Noi ci siamo stati, non mi ricordo. Comunque oggi, tra l'altro, è l'ultimo giorno, poi chiude. Quindi noi ci siamo già andati, abbiamo fatto il nostro giretto, come al solito, vestiti, come ogni anno sono andate via 50 euro solo per le giostre. Vabbè. Quindi niente, oggi è andato con un nostro amico, quindi sono là tutti e due, e vabbè, quindi io sono qua con i figli da sola. No, vabbè, scherzo, no, non scherzo. C'è un po' di, ecco, sono un po' bipolare. Ecco, lei è arrivata a mangiare, butta la spazzatura, ha mangiato il gelatino. Vabbè, comunque, niente. Veniamo a noi perché ho un pochino di cose da farvi vedere. Ci sono tante schifezzine da mangiare, quindi ve lo dico, quindi nessuno si scandalizzi per caramelline e caramelle, perché sì, le mangiamo ogni tanto. Quindi niente, ve le faccio vedere, ripeto, così magari tenete un pochettino compagnia, io tengo compagnia a voi, anche perché ho un piccolo malanno, c'ho un po' di mal di gola, ogni tanto c'ho un po' di tosse. Così, l'autunno ancora è iniziato da qualche giorno, l'inverno è ancora lungo, quindi qua di malanni, raffreddore, tosse, malanni, raffreddori e tosse, febbre ne avremo in abbondanza. Ecco, adesso mi è appena arrivato un messaggio di Daniele con scritto Love. Scritto Love. Come va? Adesso mi manchi, ecco. Si vede che mi è fischiata l'orecchio, mi ha detto, ah, vai che mando un messaggio, così. Aspettate che rispondo, che se no, se vede che non rispondo, dice, ma forse mi hanno rapita gli alieni, Dio volesse che magari così mi riposo, quindi rispondo a mio marito e poi vi faccio vedere queste cosine che ho preso, cose da poco, a parte due o tre cose, una cosa per la scuola, però. E poi vi faccio vedere gli occhiali. Ho qui gli occhiali. Adesso ve li faccio vedere. Dai, cucù. Sta prendendo la sedia per venire a vedere meglio. Beh, almeno saluta, dai, visto che sei qui. Vuoi dire qualcosa? Sapete una cosa che non mi sono pulita? Papà è colori. Coloris. Dove? Dove è andato papà?
ballare così. A ballare. No, colori. Con Loris, dillo tu, Oktoberfest. Oktoberfest. Una bella birra. Come Io fa. si fa con la birra così? Prosit. Vai, fallo tu. Improvisi. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Boom. E poi si beve. Fai che bevi? Ok, hai fatto tutto. Lei è ancora qua. Quindi vediamo che riusciamo a combinare. Allora, che vi faccio vedere? Allora, vi faccio vedere. Allora, praticamente gli acquisti sono un pochettino sparsi. Ovviamente non sono stati fatti tutti nello stesso giorno. C'è qualcosa di Amazon. Mamma, Poi sono stata. Aspetta, tesoro, sono stata da Action, sono stata da Teddy e da Woolworth. Cioè, proprio di negozi dove io entro e non esco mai a mani vuote. Quindi è così. Allora, quindi non so esattamente da dove iniziare. Sono tutte cose sciocchezze, 50 centesimi, 1 euro, un po' di caramelline, così, però vabbè. Allora, facciamo così. Iniziamo dal pezzo forte che sono gli occhiali. Allora, praticamente la visita non ha dato grandi, per fortuna, perché tipo 1 grado da un occhio e forse mi pare 0,75 dall'altro, ma di astigmatismo, perché non ci vedo, non ci vedo da vicino. Quindi adesso ve li faccio vedere. Siete pronti? Non sembro una dottoressa di quelle lì, aspettate. Allora, sì, il primo appuntamento disponibile è fra 7 mesi per la TAC. Prenotiamo o no? Forse meglio di no. Quindi, eccoli qua. Allora, non sono nessuna marca perché, non, sinceramente, non mi interessa. Quindi, ho preso la montatura, quella economica, 80 euro. Anche perché, bene o male, a me comunque piaceva questa, cioè come forma, andarla a prendere perché magari qui c'è scritto, che ne so, Michael Kors piuttosto che Ray-Ban, cioè mi importa poco, per queste cose proprio non, io non le guardo. niente, c'ho questa cosa. E quindi così, questi qua sono rosso scuro, potevo prenderli anche neri. Però ho detto, vabbè, prendiamoli rosso scuro. Quindi così, bellini, dai. Niente di che, anche perché 80 euro la montatura, poi le lenti, non so che, lenti modello, ho preso argento, perché se non c'era il modello platino, comunque in totale 277 euro di vecchiaia. Che, boh, così. Vediamo se riusciamo a fare questo video, perché ho ricevuto la telefonata. Quindi niente, appunto, dicevo gli occhiali, questi qua ovviamente quando studio, quando leggo, quando sono al computer, così, questo. Poi prenderò le cose random, così come viene. Ci sono anche cose di Halloween, cose di Natale, cose sparse, così. Quindi andiamo. Con la prima busta, allora eccola qua. La prima è questa. Questa è utile. sono i cosi, la carta forno per la friggitrice d'aria. Io non, è la prima volta che la compro, non l'ho mai comprata. Normalmente, allora, normalmente io la uso senza niente, anche perché il senso è quello. Poi alcune cose bisogna utilizzarla senza niente, perché se no non si cucinano bene, rimangono tipo bollicce, le cose tipo le patatine, ad esempio. Però a volte capita che magari devo mettere una cosa sola così per non sporcarla. Prendo il classico foglio di carta forno, lo piego, lo metto lì, però a volte si brucia perché tocca la griglia sopra, cioè non è proprio. Comunque l'ho visto, ho detto vabbè, li provo, vediamo come sono. Tanto usare si usano, quindi ho preso questa. Poi qui ci sono cosine di Halloween. Allora, 1 euro, no, 2 euro. Qua i piattini con abbinato i tovagliolini per la nostra cena poi di Halloween. Mettetevi qua. Qui ancora è da grattare, qui un gratta e vinci. Poi ho preso questa qua, 2 euro. Questa ghirlanda, così con tutti gli scheletri. Tanto queste sono cose che poi si conservano per gli anni successivi. Quindi così,
poi altre due cose. Allora, ho preso queste che mi piacevano, non le ho neanche aperte, che sono queste candele, dovrebbero essere tutte nere con l'effetto tipo del sangue, sta roba qua. Vediamo. Candele sanguinanti c'è scritto. Ma che scritto? Ah, no, bellissime. Cioè, io pensavo che erano già così, invece quando brucia, brucia rosso. Cioè, scola il rosso. Ce ne sono tre e sono così. Bello, bello, cioè, nel senso, simpatico. E poi ho preso questi, i candelotti, perché io, come nell'ultimo video, niente, devo far scattare gli allarmi antincendio. Tra l'altro, questi non lo so, ma questi non li posso fare dentro casa, questi sono da fare fuori. E qui sono sti cosi giganti, mi sa che questi sono da fare fuori. Cioè, io pensavo che erano tipo quelli lì sempre per la torta. No, no. No, qua è vero, poi dovremmo chiamiamo i pompieri. Comunque, questi sono da fare fuori perché qua c'è scritto rosso, viola, purple, purple, rain, vabbè, e yellow. No, questi si faranno fuori, ma fuori dove li faccio? Vabbè, li poggiamo così e li facciamo fuori. Dopo che faremo dolcetto scherzetto, magari li facciamo. E quindi questa, almeno questa nella prima busta. E poi ho un'altra cosa, sono queste, ma io non ricordavo questi che l'avevamo comprati. Questo c'è scritto che colora la lingua. Sinceramente non me le ricordo, l'aveva presi Daniele. Vabbè, comunque sono anche un pacco di queste. E poi ho preso un'altra cosa. Allora, dovete sapere che mio marito dice che in ogni negozio, dove, ci sono stro, cretinate, e a me mi troverete alla cassa. E quindi alla modica cifra di 2,50 euro, quindi comunque piccolo, piccolo, piccolo. Siccome non ne avevo neanche una, ho comprato una tazza con scritto Team Gatti. Guardate com'è bello, Team Cazze. Troppo bella, potete bella grande, così. Quindi non potevo, cioè questa proprio c'è scritto il mio nome, qua c'è Team Cazzo e comprami Michela, lo leggete? Anzi no, mi devi comprare proprio, e quindi bellissimo, l'abbiamo presa. Poi la prima busta è andata, ora andiamo alla seconda. Allora, la seconda c'è questo che ha preso Daniele, 1,55 euro, però credetemi che non so che cos'è, un cavo. Per fare cosa? Non lo so, perché qua c'è due spinotti così. Che cosa serve questo a fare? Io non lo so. Vabbè, voi magari lo sapete, voi che state guardando, qualcuno di voi lo saprà. Io non ne ho idea. Questo l'ha comprato lui, 1,55 euro, quindi ve lo faccio vedere, ma non so che roba è. Poi, questo è stato caro rispetto a quello che è, però vabbè, 3 euro. Questo qua è sempre per Halloween, lo gonfieremo magari il giorno prima, così. Carino, questo quanto è alto? 85 centimetri, così pure magari per fargli poi la foto con loro sì, mascherati, no? È carina, quindi preso. E poi sono presa un calendario, 1 euro. Ho preso questo qua con tutti questi fiorellini in questo modo. Allora, ce n'era un altro che mi piaceva tantissimo, con i gatti, però era più grande. Siccome io lo tengo attaccato al frigorifero con il nastro adesivo, quello lì, tipo no chiodi, perché sennò cade. Siccome l'ho visto l'anno scorso, poi lo comprai tardi, c'erano solo tipo quelli a 6-7 euro, così. L'ho visto, ho detto vabbè, me lo conservo perché comunque mi devo scrivere tipo i giorni di chiusura degli asili, quando è libero, giorno libero di Daniele, le varie cose. Siccome la grandezza va bene, così, con i fiorellini. Però quello con i gattini mi è rimasto qui, comunque 1 euro, via, l'ho preso, così lo conservo anche se ancora mancano 3 mesi, però va bene. Poi non cadete, dove vi poggio? Vi poggio qua. Poi, per un pomeriggio con i bambini, magari che sono un pochettino così, a 2 euro l'una. Queste una volta li vendevano a 1 euro, adesso sono a 2 euro questi cosi. Aspettate, ecco, così questa zucchetta in legno con dietro
i colori con il pennellino per dipingerla, quindi ovviamente ne ho presi tre, così magari un pomeriggio, una domenica o quello che è, si passano il tempo. Poi, cosa indispensabile che quando vado in questi negozi ne faccio scorta, uno è qua, tanto sono 1 euro l'uno, e sono i cerotti, questi qua, questi sono tutti con i pupazzetti, queste cose qui, sono cerotti che fondamentalmente non valgono niente, a meno che un graffietto, una cosa così, ma siccome i bambini vogliono cerotti anche per cose immaginarie, cerotti buoni sono conservati insieme ai vari farmaci, quello che è, questi qua li tengo anche in borsa, così almeno minima spesa, massima resa, e quindi ne abbiamo presi tre. Poi, aspettate, magari che questa busta è terminata. Ah no, ci sono due schifezze. Allora, queste qua, allora non le hanno viste. Io ho tante cose, allora, di queste caramelline così gommose di Halloween, alcune le userò poi per fare le decorazioni sulle torte, sui dolcini a tema Halloween, altre tipo le conservo e poi gliele do a volte così come piccoli premietti, piccole sorprese anche quando vengono dall'asilo, magari da scuola, io li faccio trovare ognuno al proprio posto al tavolo quando entrano. Mi piace, poi loro sono felici con poco così. Quindi ho preso questi, che sono, niente, questi, lecca-lecca, come si chiamano? Non penso, adesso mi riesco ad aprire. Eccoli. Che mettono qui l'anello, questo qui è a forma di teschio. Che Bruno ha un cervello, non lo so che cos'è. Mettono qua, buona. Prendi questo, magari ne metto uno sulla sedia o sul leso, il cuscino, loro sono contenti. E poi c'erano queste, che sono gli assetti gommosi, però a tema qui, con i cosi qua, con i papatro. Questo qua pagato non c'è scritto, però mi pare 2 euro, se non sbaglio, e quindi questo. E poi una cosa, passiamo da Halloween a Natale, perché qui è pieno di cose di Natale. Cioè, se vedi una cosa che ti piace, la devi comprare, anche perché se no non la trovi più. Siete pronti? Siete proprio, che bellissimo! Bellissimo. Pronti? 3, 2, 1. Faccio vedere. Questa, se vi piace, c'è, la trovate da Teddy. Questa qua, allora, costa 5 euro. Ora ho portato qui le batterie per provarla con le batterie. Quindi l'accendiamo. Ne avevo portate 4, non mi ricordavo quanto ne servissero. Allora, aspettate. Ora l'accendiamo, speriamo che funzioni. Questa è bella, non mi potete dire niente, ok? Che compro cose così, ma questa vale tutto. Quindi correte da Teddy, proprio correte subito. Fermate il video, poi ve lo vedete. Andate da Teddy perché se la trovate, è bella. C'è il coso qua, ci sono i cosini per attaccarla al muro, che no, non attaccheremo al muro. Poi vediamo. Bella, bella, bella. Questa sì. E quindi l'ho vista, là ho detto vabbè, la prendo dopo, però poi no, perché non le trovate, cioè no, almeno qua, se c'è una cosa che ti piace, te la prendi e basta. Quindi qua la prima busta è finita, adesso c'è la busta di Action. Praticamente 2 settimane fa ero a lezione in un altro posto rispetto a dove andiamo di solito, e praticamente di fronte c'era Action. Vuoi non andare da Action? No, sono andata da Action. E in realtà ero andata da Action per prendere una cosa che avevo visto nel video di una ragazza bellissima, che ovviamente io non ho trovato, e ho trovato altre cose, però ci sono detersivi, non è che ho fatto granché. E praticamente era questa cosa, proprio bellina, era una casetta tipo di pan di zenzero in ceramica, così, dove si apriva, rimaneva sotto il piattino, venivano dati dei coni di incenso alla cannella,
e al patchouli forse, non mi ricordo, cannella sicuro, tu accendevi questo conetto d'incenso, lo mettevi nel piattino, rimettevi la casetta e il fumo dell'incenso usciva dal camino e si vedeva questa casina come se aveva il camino acceso e usciva il fumo, solo che poi il fumo era profumato. Però niente, non c'era, non l'ho trovato. E ho trovato altre cose, aprendo la busta che è qui dietro. Quindi andiamo da Action. Allora, da Action ho preso due pigiamini per i bambini, per i maschietti. Allora, questo qua di Spider-Man ho preso a Mirko. Questi costavano 4,99 l'uno. Quindi ho preso questo con il pantalone che è così, carino. Così li laviamo. E invece per Enea c'era soltanto questo qua con il dinosauro. Carino, anche questo è il pantalone semplice blu, normale. Quindi, poi ho preso un pochettino di detersivi. Aspettate, vi faccio vedere. Allora, ho preso questo qua. Allora, questo qua, è, questa marca qui in generale è super di tendenza. C'è cioè questo qua del gabinetto. Quello lì, multisuperficie, una roba del genere. La pasta, tipo la pasta magica, così, eh. Siccome costava 1,70 euro e a me ne serviva uno, l'ho presa a prescindere. Dovrebbe anche essere rosa, questo magari è carino, e comunque l'ho preso. Gli altri non mi interessavano e quindi li ho lasciati là. Quindi ho preso questo, altro che mi serviva, che l'ho completato, l'ho tutti terminati, il detersivo per lavare il pavimento. C'era l'Ajax, due tipi, e ho preso questo qui, anche se il mio preferito dell'Ajax è quello classico, però va bene. E poi in offerta c'erano anche due bagnoschiuma, li ho presi pure questi sotto i 2 euro, comunque 1,50 euro così. Questo qua olive e poi questo, che questo qua, oddio, 1 litro. Allora, per me ha un packaging bruttissimo, cioè proprio non mi attira proprio a comprarlo, però l'ho comprato perché siccome me ne servivano, il prezzo era buono anche il profumo, c'erano di due tipi e ho preso questo, molto buono, sembra il Nivea quello classico, però a me personalmente il pack proprio non mi piace, non lo so, non mi piace, comunque questo. Poi dentifricio e poi ho comprato anche questo. Questa è la potenza della pubblicità, siccome c'è scritto che è fatto apposta per i capelli ricci per fare, perché è un gel per fare il come si chiama qui? Il crunching, crunch, vabbè, il crunch per fare questo lavoro così per i ricci, ho detto vabbè, lo provo. Questo qua pure mi pare 1 euro e qualcosa. Sì, buon profumo. Così, però speriamo che non fai i capelli duri perché i capelli duri non li sopporto. Proveremo. Quindi questo qua e poi adesso vi faccio ridere. Ho comprato una cosa, ma una cosa, vabbè, è dei poveri comunque, perché noi siamo poveri qui, tutti noi, anche tu che mi stai ascoltando, siamo tutti poveri, non possiamo permetterci creme da 200 euro, perché praticamente l'altro giorno Enè mi ha chiesto, mamma, ma tu in quale 2000 sei nata? Io no, amore, non sono nata nel 2000. E quando sei nata? Sono nata nel 1984. Credetemi, mi ha guardato come se mi fossi trasformata in Rose del Titanic, però quando è vecchia che lancia il cuore dell'oceano, che c'è tutta quanta con la pelle caduta, mi ha fatto sentire. Cioè, mi ha guardato tipo, mancava che mi dicesse se le macchine, se c'era la carrozza. Quindi niente. E ho corso ai ripari con una bellissima crema da 2,99 euro. Quindi immaginatevi la sua efficacia. Ho comprato la crema viso per le rughe. Alla bava di lumaca. Potete immaginare la crema di Action, la sua efficacia è un gel così, non puzza di bave, di saliva tipo, non che io pensassi che potesse puzzare di bava, però boh, vediamo, anche se a me le creme in gel,
Non mi piacciono perché appiccicano un po', no? Poi lasciano la pelle che tira. Quindi il profumo è buono. Forse la bava di lumaca è buona, no, non lo so. Però è buona, si assorbe, però vedremo sul viso. La proverò di notte. Così sarà gel d'escargot. Schnecke gel, Slackern gel. Quindi metterò l'escargot alla faccia perché niente, così non sarò più rose del Titanic. E poi niente, poi adesso ci sono un pochettino di cioccolate e caramelle a tema, ovviamente Halloween, ma anche di Natale. Qui ci sono gli occhietti. Poi questo qua che costava pochissimo, normalmente costano quasi 2 euro, invece li costavano meno. Questo qua ogni tanto gliela metto per merenda insieme a una frutta e a merenda a scuola, una di queste. Poi c'erano questi qua, tema Halloween, presa pure. Poi una cosa che mi ha sempre fatto curiosità, che è questa, c'è scritto i baci, e anche se sono con il cioccolato bianco, io non sono un amante del cioccolato bianco. Così dovrebbe essere crema al cookie, però mi hanno incuriosito. Non credo abbiano, ora la proviamo, non credo abbiano le frasi dentro come i nostri, però l'ho sempre visto e non l'ho mai comprato. Ma che sono piccoli, minuscolo. Però vediamo, proviamo. Proprio un bacetto, no, non c'è scritto niente, qua c'è scritto solo kisses. Più che cioccolato bianco, sembra il torrone di Natale, quello bianco della Sperlari, preciso. È buono però. Ci sta, dai, buonino. Quindi questo. Poi sono i ragni, tarantula. Però questo l'ho preso per fare decorare le torte. Così. Poi due di Natale. Allora, questi qua. Avevo detto che è tutto un mix oggi, pazzesco. Allora, questi qua, pagati forse 50 centesimi, 80 centesimi l'uno, sono quelli lì che si mettono tipo nel latte caldo, si mette la bomba con la cioccolata, poi si scioglie e dentro ci sono i marshmallow. Ovviamente ne ho presi 2 pacchi, eventualmente per farne uno per uno una di queste sere, quando dopo metà novembre saremo in clima di natalizio, però intanto le ho prese e le conservo. E poi questo. Mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto, ho voluto prendere perché mi è sembrato carino. Ce n'era uno aperto, quindi ora lo apriamo, vi faccio vedere. Non sono tutti rotti. Che carini. Sono tutti piccoli alberelli di cioccolato con i cosini qua, i pallini. E quindi anche questo l'ho preso, ma questi poi li conserviamo. Prima mangiamo le cose di Halloween. Poi, ultime 3 cose, questo qua 1,79 euro, questo qua tema Halloween, torniamo ad Halloween, che è questo lampadario di carta, così con anche questi cosi qua da appendere, niente, deve essere carino, perché poi si deve costruire così, è carino, e quindi magari anche da fare insieme a loro, se no lo rompono subito, così, questo. E poi da Halloween passiamo al Natale, abbiamo terminato questo lunghissimo, che è questa, l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo, questa 4,99 euro, è la casetta del presepe, io adoro il presepe, proprio mi piace tantissimo, però mi piaceva proprio come era fatta così in legno, in questo modo, e ci sono dentro anche loro, che tra l'altro non li ho neanche visti, non so, sono di gesso, non sono di plastica. Non li ho neanche visti, non so neanche se sono rotti. Allora, vediamo. Ok, sta qui. Ci sono, ok, perfetto. Il bambinello. Vediamo, Giuseppe. Carino.
Bello. Io avevo in mente di farlo in un determinato modo, così sempre se poi ci riesco. Mi è piaciuta tantissimo e l'ho presa. E basta, questi sono stati gli acquisti delle ultime settimane in giro qua in questi negozi dove io non dovrei entrarci, ma ci entro sempre. Che dobbiamo fare? Non ci possiamo fare niente. E quindi così, però ripeto, sono tutte cosine da poco. Ah, le ultime due cose che volevo far vedere sono di Amazon, che vabbè, non c'entra niente, non è niente di, perché sono due libri. Vabbè, uno è il libro della scuola, 33 euro di libro qua, fatto mio della scuola, dell'asilo, del lavoro come educatrice. Ora, il bello in tutto ciò è. E adesso chi se lo impara questo? Io, chi se no? Che bello, che gioia, che gioia. Vabbè, comunque questo bel mattoncino così. E poi mi sono presa anche questo qua in tedesco, questo qua che si chiama Amok. Ora di questo qua io adesso farò un piccolo annuncio privato. Se magari qualcuno di voi, di voi se magari qualcuno di voi mi vuole aiutare in questa cosa. Allora, praticamente, ora vi dico di questo libro. Allora, questo qui in italiano si chiama Ossessione, il titolo di questo libro. E in italiano è, ma questo detersivo qui, ma in italiano è introvabile, perché praticamente questo libro qua, allora, questo qua è del 1994, no, 77. No, stampato in Germania 1994, ma fu scritto da Stephen King molto prima. Quando però, dopo che uscì, tra l'altro con uno pseudonimo, uno dei suoi pseudonimi, lui si pentì di questo libro e fece in modo, lo fece ritirare dal commercio e non fu mai più ristampato, perché praticamente parla di un ragazzino. Che dopo del liceo, che dopo un colloquio con il preside, torna a scuola con una pistola, non so che tipo di arma, comunque armato, e praticamente tiene in ostaggio la sua insegnante e tutti i suoi compagni di scuola. Lui si pentì di questo libro perché sappiamo, no, che in America è abbastanza purtroppo comune questa cosa qui, e lui disse: ho fatto una cretinata a scrivere questa cosa, magari qualcuno poi lo potrebbe anche emulare, prenderlo d'esempio, quindi lo fece ritirare dal commercio, non fu mai più ristampato. Ora in Italia appunto questo libro si chiama Ossessione ed è rarissimo da trovare. C'è chi lo trova ai mercatini dell'usato oppure nei negozi tipo il Mercatopoli a 1-2 euro, o c'è chi lo vende che ce l'ha, ma a costi anche di 200, 300, 400 euro. Ora non so perché sono in Italia, perché io questo qua l'ho preso su Amazon, l'ho pagato 4 euro. Ovviamente è in tedesco. Ora io lo leggerò, ma la lettura non sarà sicuramente nello stesso, cioè piacevole come leggerlo in italiano. Quindi vi chiedo a voi, se magari bazzicate nei mercatini così e doveste ingappare in questo libro, vi metto anche la foto della copertina, con un costo massimo di 10 euro. Io ve lo pago, ovviamente, no? Vi pago il costo del libro, le spese di spedizione, e se magari qualcuno me lo trova in italiano, si chiama Ossessione. Ripeto, non più di 10 euro, perché a me, ok, per quanto mi piaccia Stephen King, cioè, anche meno. Non li spenderei mai 200 euro. E quindi così. Questo io intanto me lo sono preso in tedesco, lo leggerò però in italiano. Lo avrei preferito ovviamente in italiano. E quindi questo intanto me lo sono preso. Vediamo. Se qualcuno me lo trova, mi voglio bene. Se no, pazienza, non fa niente. Quindi questo. Niente, questo qui, questo vlog è stato solo un vlog d'acquisti. Però dai, ci siamo tenuti compagnia un pochettino. Io adesso tolgo queste cose, ho la scrivania sommersa. Aspettate, mi prudo anche il naso. Boh. Niente, raccontatemi voi cosa farete in questa settimana, se vi va. Io, niente, solite cose.
Sono in attesa di alcune notizie che poi spero di poter condividere con voi. Per il resto, niente, mio marito ancora non si vede, mi ha chiamato, mi ha detto che sono seduti al tavolo insieme a due ragazzi di Milano, altri due non ho capito se sono di Bolzano e poi un gruppo che viene da Boston e sono lì. Ah, e poi ho detto che ci sono anche una coppia di un ragazzo e una ragazza di 20 anni tedeschi che si devono sposare e dice che lui ha bevuto la birra, questo ragazzino, e ha detto che si sente un pochettino stonato. Così. E va bene. Quindi niente, io direi che vi saluto così. Questo è stato un video così per tenervi compagnia con questi acquisti frivoli così. E quindi niente, ve lo metto online subito, direttamente. Ora lo carichiamo così domani lo trovate. Vediamo se questa funzionerà per togliermi qui queste rughe. Queste, guardate queste rughe, ma queste sono le rughe perché io sto sempre così. Sto sempre così, sto sempre con la fronte, no? Guardate un po'. Se uno si tira, tu mi dovrei. Non lo so. Vecchiaia carogna. Una prende e dice: non sei vecchia, c'hai 40 anni. Ho capito, ma non sono neanche giovane. Non è che uno. Non raccontiamoci frottole. Va bene. Niente, quindi vado, vi mando un bacio grande, grande, grande. Spero di avervi fatto compagnia, ma credo di sì. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Cuoricino per voi, un bacio.